Titi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è uno di quei giorni che tanto vi piacciono, perché oggi è il giorno della spesa vegan. Questa volta ho deciso di fare la spesa in un supermercato diverso dal solito, ne ho visitati tantissimi, nelle prossime settimane usciranno altri video di spesa vegan, ma oggi è un giorno particolare perché ho deciso di visitare un supermercato che contiene all'interno esclusivamente prodotti surgelati. Non so quanti di voi utilizzano i surgelati, io personalmente capita spesso di utilizzarne, più che altro per tutti quei prodotti che ovviamente poi scadono o vanno a male eccetera eccetera, e quindi coi surgelati è molto più facile, anche perché avevo letto tempo fa un articolo che parlava proprio dei surgelati e se fanno bene o se fanno male, e appunto avevo letto che i surgelati riescono a conservare le proprietà dei vari cibi, dei vari alimenti. Però ovviamente magari è sempre meglio mangiare frutta e verdura fresca, ovviamente, ma nel 2021 tutti noi utilizziamo i surgelati. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi dei surgelati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se li utilizzate, se non li utilizzate, se li odiate, se li amate, fatemelo sapere, così giusto per confrontarsi. Questo è il mio primo video che faccio con dei capelli diversi dal solito. Voi magari vi starete chiedendo: ma perché ti sei fatto questi capelli? Non lo so, mi andava e quindi li ho fatti. Ebbene sì. Ma adesso basta parlare di capelli, perché già non dovevo neanche parlarne, però perché era già abbastanza visibile la cosa, e quindi ci dirigiamo immediatamente all'interno di Gel Market. Vi ricordo però di seguirmi su Instagram, perché sulle stories spesso faccio vedere vari prodotti che utilizzo e che acquisto. Iscrivetevi al canale col tasto rosso qui sotto, così da supportare questo canale. Stiamo per arrivare a 10.000 iscritti, che non è poco, quindi a breve uscirà anche un video per i 10.000 iscritti, quindi non potete perdervelo, attivate la campanella qui sotto. Una cosa che non vi ho detto è che questa è l'intro, successivamente vedrete me all'interno dei Gel Market dove vi faccio vedere i vari prodotti, poi ci sarà una parte dove li assaggerò a casa di Veronique e per finire torneremo qui per una conclusione, quindi ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qui nel primo frigo. Una cosa super interessante che ho già provato sono queste frittelle con alghe biologiche, raga, spaccano veramente di brutto. Dovrebbe essere una ricetta napoletana campana. Raga, le abbiamo provate e spaccano veramente tanto. Adesso vi faccio vedere cosa altro ho già assaggiato. Altro frigo, abbiamo qui del guacamole della Frudel, che non conosco ovviamente. Abbiamo anche due tipologie di couscous con quinoa e ovviamente verdure. Abbiamo questo bel prodottino che sono i falafel, e sono ovviamente libanesi e sono totalmente vegetali. Inoltre ci sono anche questi ravioli totalmente con le verdure, che sono i gyoza. E poi ci sono anche questi, non so se si vedono, eccoli qui, però in questo caso sono bianchi. Li proviamo questi qui verdi, sono molto molto curioso. Inoltre ci sono anche gli involtini primavera, che sono totalmente vegani, quindi non c'è latte, non c'è uovo, abbiamo già controllato. E poi ovviamente i classici spaghetti di soia, c'è scritto vegetariani ma sono vegani. Inoltre, sempre nel freezer etnico, abbiamo trovato i samosa, che sono indiani, sono spaziali, non li abbiamo già assaggiati, li abbiamo trovati in questo caso in un ristorante, però ovviamente credo siano anche quelli dei ristoranti che siano surgelati. Inoltre c'è anche la tempura di verdure, alcuni piace, ad alcuni no, a noi piace. Allora amici, altro frigo, altra corsa. In questo caso troviamo sempre gli unconventional, vabbè, ma li conoscete già. E ci sono anche questi burger vegetali, 8, e sono mini burger. E poi ci sono anche questi che sono melanzane, pomodoro e origano. E ci sono anche ai ceci, spinaci e fiocchi d'avena. Interessante. Inoltre amici, freezer della pizza. Abbiamo questa base per pizza con pomodoro, poi ve la potete fare a casa voi, non è una marinara perché non c'è aglio, non c'è nient'altro, ma c'è soltanto pasta e pomodoro, quindi se siete interessati qui c'è. Inoltre c'è anche questa farinata di ceci genovese, che è molto molto interessante, noi l'abbiamo assaggiata tempo fa e non è da 10, non è da 5, è un bel 6,5-7, ne vale la pena. Inoltre una cosa che non sapete, che non vi ho mai detto, quando vedete nelle stories di Instagram, anzi se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram, una volta al mese noi mangiamo i funghi e mangiamo quelli surgelati, perché non abbiamo nessuno sbatti di pulire i funghi, è proprio una roba che odiamo, e utilizziamo questo misto funghi trifolato, e devo dire che è veramente veramente
veramente buono, ci piace. Inoltre, prima di andare ai gelati, surgelati ovviamente, vi faccio vedere questi spaghetti di zucchine interessanti, ma esistono anche gli spaghetti di carote e li abbiamo trovati molto molto più buoni rispetto a questi, però sappiate che è interessante come prodotto. Ed eccoci qui, ultimo frigo, ultima corsa. Abbiamo trovato molto interessante questi tre Alpro. In questo caso il primo è al caramello, questo dietro al cioccolato e quello dietro ancora al mango e al frutto della passione. Eccolo lì, tra l'altro sono anche scontati al 40%, quindi amici miei cari, questo viene a casa con noi. Smoothies green, red. Poi ci sono questi Amando che sono i biscottoni con i frutti di bosco. Ci sono anche i coni, ci sono questi al cacao, ci sono questi che sono veramente molto interessanti, che sono quelli con i vari gusti, quindi frutti rossi, pesca, mela, kiwi e poi ghiaccioli, vabbè, ma i ghiaccioli li conoscete già. Ed eccoci qui, allora qui abbiamo i ravioli giapponesi di verdura e qui invece i samosa che sono indiani, adesso li andremo a provare, ma abbiamo deciso di, siccome i ravioli giapponesi erano veramente tanti, li cuciniamo un po' al forno e un po' in padella, così vediamo quale è la scelta migliore, se forno o padella. Ed eccolo qui, partiamo subito col raviolino giapponese di verdure. Ovviamente, come ogni raviolo giapponese che si rispetti, va assaggiato con un po' di salsa di soia. Noi la mettiamo qui sopra, andiamo a fare un bel giretto. Ragazzi, vi assicuro che l'odore è pazzesco, pazzesco. Sembra un po' di stare al ristorante, mi mancano soltanto le bacchette. Scotta! C'è Veronica dietro la videocamera che sta ridendo di gusto. Raga, mi sono completamente cotto la lingua. Però ragazzi, anche se ho cotto la lingua, devo dire che il raviolo era veramente, veramente buono e probabilmente anche migliore rispetto ad alcuni ravioli che ho assaggiato in alcuni ristoranti giapponesi e cinesi. Quindi il costo non è eccessivo, se volete fare una cena a casa vostra con dei ravioli cinesi, giapponesi, in questo caso sono ravioli chiaramente giapponesi, però se vi piacciono i ravioli, fare una cenetta giapponese o cinese, sappiate che da Gel Market qualcosa l'ho riuscito a trovare. Adesso invece è arrivato il momento del samosa indiano. Vedete qui, sono piccolini, dentro la confezione ce ne sono 6 e sono curiosissimo di assaggiarlo. È bello ripieno, bello gonfio, si sente. Non eccessivamente buono, devo dire che il samosa al ristorante indiano è 14 volte più buono rispetto a questo, perché questo contiene, credo, cipolline, prezzemolo e verdure. Ovviamente il samosa solitamente contiene appunto verdure, ma quello al ristorante indiano è completamente un'altra cosa, quindi non aspettatevi grandissime cose da lui. Però comunque è già qualcosa. Ed ecco qui invece i ravioletti giapponesi di verdure, ovviamente fatti in padella. Adesso assaggio voi. Come potete vedere, si è leggermente abbrustolito da un lato. L'odore ovviamente è identico a quello di prima. Questa volta però non mi brucerò la lingua. Un po' di salsa di soia che non guasta mai. Vi dirò, amici, il raviolo in padella a me risulta molto molto più saporito, si vede che come tutte le cose in padella prendono un sacco di sapore in più, quindi devo dire, aggiudicato il raviolo in padella, anche quello al forno molto buono, ma quello in padella, ragazzi, spacca. E per finire questa spesa vegan, adesso proviamo l'Alpro 360, questo è al gusto caramello. È molto interessante anche il fatto che l'ho trovata al 40% di sconto, quindi un motivo in più per assaggiarlo. Si presenta così e devo dire che sono molto curioso, io adoro il caramello, non so voi. Strabuono, raga. È fatto con la soia, fibre di mais, caramello, sciroppo di glucosio, olio di cocco, c'è ovviamente lo zucchero e tante altre cose, ma
devo dire che spacca. Quindi per chi è amante del gelato, questa è un'ottima soluzione. Adesso noi ce lo mangeremo davanti a un bel film. Ebbene, eccoci qui. Che cosa ne pensate di questo supermercato e di quello che ho acquistato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono molto curioso. E la cosa che mi ha fatto piacere è che ho potuto fare una mezza cena giapponese, cinese o comunque orientale, chiamatela come volete, senza dover per forza ordinare online da Just Eat, Deliveroo, eccetera eccetera. Quindi può essere anche un'alternativa a tutto questo. Ho deciso di fare questa spesa vegan all'interno di Gel Market perché ho visto che nell'ultimo periodo stanno crescendo come funghi, non surgelati, proprio dei giganteschi Gel Market ovunque, e quindi ho pensato di recensirli perché magari molti di voi ce l'hanno vicino casa o magari sono incuriositi perché l'hanno visto passando in macchina e non sono mai entrati, e quindi questa era la mia spesa vegan da Gel Market. Io vi ricordo di iscrivervi al canale col tasto rosso qui sotto attivando le notifiche con la campanella, perché a breve ci saranno tanti tanti altri video simili a questo di spesa vegan in altri posti dove mi avete suggerito proprio voi, e poi ci saranno tanti altri video diversi. Noi ovviamente, io come al solito vi dico sempre, ci vediamo in un prossimo video, ma questa volta voglio dirvi un'altra cosa. Noi, la stessa del solito. Quindi noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video.